Alle 2:30, dopo che i sacerdoti lo avevano benedetto, fui io a rendermi conto che c'era da fare un comunicato stampa. I reporter si assiepavano, la gente teneva il fiato sospeso e nessuno dei collaboratori di mio marito o di Johnson si era fatto venire in mente che dovevamo una risposta al mondo. Raggiunsi Johnson, che aspettava in una saletta dell'ospedale con la moglie, Lady Bird. Gli dissi: «Signor Presidente, le devo annunciare la morte del Presidente Kennedy». Lady Bird si lasciò sfuggire un gemito e lui, il texano, rispose: «Chissà che razza di complotto è questo». Potevo quasi vedere i suoi ingranaggi mentali in azione. Mi disse: «Potrei essere anch'io un bersaglio, meglio che mi metta al riparo». Pensai: John non avrebbe mai detto né pensato una cosa del genere. Jackie, storia di una first lady, di Chiara e Andrea Barzini. Regia di Tommaso Scerma. Terza puntata. Bob, ascolta. È l'ultima volta che ti do retta. Ai cantieri navali non c'era un'anima. Ho parlato per un'ora a un muro e ai miei due organizzatori. John, senti, mi avevano giurato che... Bob, questa campagna sta andando a puttane. Non abbiamo un giornalista che ci dia retta. Le assemblee sono vuote. La radio taglia costantemente i miei discorsi. I giornali mi evitano. Chiederò a papà di intervenire personalmente. Senti, poi che cos'è questa storia delle dame di carità alla parrocchia di St. Patrick? Lo so, sono una massa di vecchie beghine. Allora ci vai tu. Io? Sì, ci vai tu. Io non so parlare in pubblico, John. È un'ottima occasione per imparare. Sì, che c'è? Signor Woodrow, c'è l'ambasciatore Joe Kennedy. Passamelo. Frank, carissimo. Joe, come stai? C'è qualche ragione per cui il tuo giornale evita di parlare del mio John? Ma sai, la campagna è appena cominciata e poi tuo figlio è un grande nuotatore, se la caverà. Frank, anche i grandi nuotatori affogano. Quel figlio di puttana di Cabot Lodge sta giocando una partita sporca. Ma se tuo figlio è un leader, si farà le ossa. Non mi interessa che si faccia le ossa, mi interessa che vinca. Dimmi un po', Frank, come va il tuo giornale? Ma che vuoi, come al solito, schiacciati dai grandi, come il tuo John. Sai, Frank, mi piacerebbe darvi una mano. Perché non mi combini una serata col tuo editore? Dici sul serio, Joe? Jackie, tesoro, com'è andato il tuo primo articolo? Non lo vedo pubblicato. No, mamma, ma lo pubblicheranno domani, credo. Comunque al direttore è piaciuto moltissimo, mi hanno presa. Ho già una mia scrivania, un telefono, una macchina da scrivere. Jackie, sì? Jackie, dobbiamo mandare subito qualcuno a Boston. Philip dove? No, direttore, Philip è a Miami. Ma con chi stai parlando? Già, dimenticavo. Stork? Il signor Stork è malato. Ma sempre malato quello. John Kennedy è nella merda, nessuno si occupa di lui e sta facendo una pessima campagna elettorale. E io non ho nessuno da mandare. Frank, io lo conosco benissimo, John Kennedy. Da quanto conosci John Kennedy, cara? Senti, non mi far perdere tempo, Jackie. Mi dia 2 giorni, la prego, 2 giorni. Mio fratello John non è potuto essere qui. Mia madre non è potuta essere qui. Mia sorella Eunice non è potuta essere qui. Mia sorella Pat non è potuta essere qui. Mia sorella Jean non è potuta essere qui. Ma se mio fratello John fosse qui, vi direbbe che Lodge non ha mai votato in vita sua. E che ha evitato il servizio militare e che non è mai riuscito a stabilire un contatto diretto con l'elettorato. Li avete mai visto per le strade, nei negozi? Ha mai organizzato qualche pranzo? Ha mai fatto nulla per beneficenza? John Fitzgerald Kennedy conosce le persone del Massachusetts, le vuole incontrare. E allora perché non è qui oggi? Per rappresentare uno Stato bisogna conoscere. Posso parlare con Mark Dalton per piacere? Un attimo, prego. Grazie. Sì? Mark, sono Jackie Bouvier. Jackie Bouvier? Ah sì, certo, all'università di Vassar, certo. Miss Vassar. A cosa devo l'onore? Sto tentando di farmi assumere come giornalista. Se faccio un pezzo su John Kennedy forse mi prendono. Non ci lavoro più con John, il padre mi ha buttato fuori. Ah, mi dispiace. A me no, quella campagna sta andando in malora. Finché c'è di mezzo il vecchio John non ci sarà spazio per gente come me. Buona fortuna, piccolo. No, aspetta, Mark, puoi darmi almeno un numero privato? Sì, pronto. Parlo con John Kennedy? Lei chi è? Ah, non mi conosce, sono Jacqueline Bouvier, lavoro per il Times Herald. Come ha avuto il mio numero privato? Mark Dalton, senta, noi saremmo interessati a fare un articolo sulla sua campagna elettorale. Mi chiami in ufficio. È vero che ci sono stati problemi ultimamente? Ma di che sta parlando? Della sua campagna elettorale. Non ci sono problemi nella mia campagna elettorale e ora la prego di lasciarmi in pace. Cancelli questo numero, grazie. Jackie, posso entrare? Sì. Indovina che film ho visto. Che film? Sono andata alla prima di Cantando sotto la pioggia. Divino il cinema. Ti sembra di starci dentro al film? Sia Jen Kelly che Debbie Reynolds sono stupendi. Devo proprio comprare il disco. Ah sì?
Ma che cos'hai, serrapiedi? Ma scusa, in questa casa non si può avere mai un po' di privacy. Qualcosa non va, sei sempre nervosa. Ma mi sono incartata con questo cavolo di lavoro. Per me lo prendi troppo sul serio. E poi quando esci vai a ballare col tuo noiosissimo Asti. No, guardali, non toccarmi Asti. È l'unica cosa bella che ho in questo periodo. E lo amo. Ah, come non detto. Stasera che fai? Ti va di venire a una cena di giornalisti? Charles e Martha Bartlett. Potrebbero esserti utili. Ciao! Martha, Martha! È arrivata lì Bouvier con sua sorella Jackie. Prego, accomodatevi. Grazie. Ma quello non è John Kennedy? Credo di sì, è amico di Charles. Oddio mio. Ma che ti prende? No, niente. John, vieni, ti voglio presentare le due ragazze più sofisticate della città. John Kennedy, lì e Jacqueline Bouvier. Ciao. 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 Sorelle, e qual è la cattiva delle due? C'è sempre una sorella cattiva. Sicuramente non sono io, purtroppo. Ma noi ci siamo già conosciuti. Non so, la tua voce non mi è nuova. Jackie, lì, arrivati in tempo per il gioco dei mimi. John, perché non ti accoppi con una delle sorelle Bouvier? Vi vedo bene insieme. Lo sapete, no? Dobbiamo indovinare il titolo di un film. Che ne dici? Casablanca? Troppo facile. Mago di Oz? Ma ci hai mai giocato questo gioco? Ma sì, perché? Ma perché il Mago di Oz lo indovinano subito, basta una bacchetta magica. Allora inventalo tu un titolo. Ah, che ne dici di Alba Tragica? Chi l'ha mai sentito? Ma come, non hai mai visto Alba Tragica, Marcel Carné, francese? Una storia d'amore straziante. Troppo sofisticato per me. Pure la tua voce io l'ho già sentita. Aspetta un momento. Eri tu questo pomeriggio? Io? Mi ha chiamato una giornalista. Il nome non me lo ricordo, ma aveva una voce come la tua. E che voce ho? Particolare. Che non si ascolta. Comunque sì, ero io. E sei stato davvero scortese. Tratti sempre così le persone che cercano di contattarti? Diciamo che non hai avuto molto tatto. Se vuoi fare la giornalista, devi imparare subito a mascherare la verità. E tu, se vuoi fare il politico, devi imparare a trattare con i giornalisti? Allora, vuoi farti perdonare con un'intervista? Dai, che titolo ci inventiamo? Lo so, Mark, sei arrabbiato con me, ma sono comportato di merda. Sì. Sì, è vero. Ma ho pensato che potremmo provare di nuovo. Perché dovrei tornare? Perché sei l'unica persona in grado di cambiare veramente le cose. E io ti... Mi? Ti chiedo scusa, davvero. Non ti dovrai più preoccupare di mio padre. Ci dovrò pensare, John. Capisci che per me non è una cosa facile. Va bene, ti do un paio di minuti. Tempo scaduto. Allora, che mi dici? Che il Massachusetts ha la percentuale più alta di voti di donne della nazione. 52,6%. Vinci il voto delle donne e hai vinto le elezioni. Questi sono mesi che le mie sorelle fanno tè e caffè per le massaie del Massachusetts. Non le tue sorelle, John, tu. Eunice e Pat non hanno il fascino che hai tu. Pronto? Times Herald. Sì, un attimo. Jackie, il direttore chiede se hai spostato l'appuntamento con gli analisti finanziari. Sì, confermato per mercoledì. George, sulla 2 c'è il tizio di prima. Pronto, Times Herald? Sì, un attimo. Queste sono da copiare, subito. Sì, subito. Pronto, Times Herald? Ti hanno messa a rispondere al telefono. Ah, John! No, sì, no, è che la segretaria oggi non c'è e allora... Ci ho pensato su, Jackie. Trovati domani al mio quartier generale a Boston. Vorrei che tu seguissi la mia campagna elettorale. Jack, non so se la tua campagna elettorale è ancora una priorità qui al giornale. Ne devo parlare con Frank. Jackie, storia di una first lady.